Eccoci qui, siamo live, anzi, eccomi qui. Buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata particolare. Adesso aspettiamo un momento che arrivi qualche occhietto, nel frattempo io controllo di essere online. Andiamo a vedere, dal momento in cui arriviamo a essere online e aspettiamo qualche occhietto. Eccoci qua. Perfetto, ci siamo. Io sono sempre troppo puntuale e quindi questo fa sì che l'occhietto arrivi sempre dopo di me, come è giusto che sia, eh? Allora, aspettiamo qualche minuto perché questa è una puntata un po' particolare. In effetti, questa sera, sarà dedicata sempre ai bambini. Infatti, vedete che fedele ai bambini ho mantenuto il mio trompe l'oeil, che di solito dedico al momento dei bambini, alle fiabe, però avrò qualcuno stasera con me. Ho già fatto delle storie, ho già raccontato un po', quindi non è proprio una sorpresa, ma sicuramente non avete mai visto, quantomeno non avete mai vista con me. È arrivato Francesco. Ciao Francesco, ben arrivato. Aspettiamo ancora qualche minuto e poi facciamo entrare la protagonista di questa serata, che è la terapeuta Marta Giaretti, con un bel progetto che secondo me vale la pena far conoscere. Aspettiamo qualche minuto. Io farei così, quasi quasi. Io farei entrare Marta, così magari iniziamo a parlare un pochino di lei, in attesa che arrivino gli occhietti. Facciamo. Allora, vi sto far entrare nella diretta, rullo di tamburi, Marta Giaretti. Eccola qui! Ciao Ciao, Marta! ciao, buonasera a tutti. Grazie Lucia per avermi invitata, è un piacere. Grazie a te! Sei un po' emozionata, ti capita di fare dirette? Raccontaci un po'. Sono assolutamente emozionata perché poi guardando le tue, tu sei fantastica, ormai super in questo mondo live e vabbè, io diciamo che ho fatto qualche diretta, quindi qualche passettino, però sì, sicuramente emozionante. È emozionante anche perché, lo dicevo anche ieri, di fatto è come se tu fossi un po' in televisione, potenzialmente ti guardo tutta Italia, no? Perché basta che ci siano delle altre persone, come è in effetti, ad esempio, arrivata Margot Andrioni, che non è ligure. E quindi il fatto sta, va da sé che potenzialmente noi possiamo raggiungere moltissime persone ed è una cosa molto bella, ed è una cosa molto bella, per cui soprattutto rispetto alla serata di questa sera dove andremo ad affrontare un argomento dove, incredibile ma vero, io mi taccerò. Intanto arrivano amici, un caro saluto, ciao a tutti, Sara Ferranti, ciao, Elisabetta Violani, ciao. La scrittrice e colei anche che mi ha intervistato ieri sera, abbiamo fatto una puntatona, io e Elisabetta ieri sera, è stata veramente una padrona di casa eccezionale con i suoi autori domiciliari. E allora, guarda, io direi di fare così. Hai voglia di presentarti un po' prima di entrare proprio all'interno del nostro programma dove racconteremo cose. Parlaci un po' di te, intanto aspettiamo che arrivino amici anche tuoi, spero, no? Dovrebbero arrivare un po' di persone Sì. anche tue. Ecco, bene. Allora, vai, raccontaci tu. Allora, Chi sei? io sono Marta Giaretti, sono una psicologa
e psicoterapeuta familiare. Vi do una piccolissima anticipazione rispetto a quello di cui parleremo questa sera nel dirvi che da qualche anno mi sono avvicinata ad una tecnica che si chiama training autogeno e la utilizzo sia appunto facendo qualche diretta ogni tanto su Facebook o qualche corso online e sia poi nella mia attività, diciamo, privata, no? Con le persone. E sia l'ho utilizzata anche a volte nel mio lavoro, ho lavorato tanti anni in comunità, quindi ho fatto esperienze diverse, però questa tecnica mi ha sempre un po' accompagnata, è una cosa che sento molto nelle mie corde, la sento mia, diciamo, la sento vicina un po' al mio modo anche di pensare e di ragionare, perché dà un po' questa visione del nostro corpo e della nostra mente come un tutt'uno, come un qualcosa di integrato, non di separato, no? Dove la nostra mente è un qualcosa così di molto evanescente e il nostro corpo invece no, non ne assorbe e non ne sente anche gli effetti. E quindi questa cosa mi piace molto, poter agire anche in senso terapeutico, diciamo, attraverso questo canale mi piace molto. Ascolta un po', quando hai cominciato, no? Intanto ti faccio una domanda, prima di quello che ho in mente. Quando hai capito che ti sarebbe piaciuto fare questo mestiere? Ah, l'ho capito in realtà, guarda, da piccola, da ragazzina. Sì, la psicologia ha iniziato proprio, sai, a volte sentiamo un po' dei richiami, no, dentro di noi. Credo che sia stata una cosa molto spontanea, molto automatica che mi è venuta in mente. Ovviamente non ne sapevo nulla di psicologia, avevo solo così un po' un'idea vaga, però ero, penso alle medie, guarda, una roba proprio molto, molto precoce, diciamo così. Ma perché ti sentivi propensa nei confronti degli altri? Cioè, nel senso, perché sentivi di avere un qualche cosa per cui potessi essere di aiuto agli altri? Cioè, ti sentivi attratta da persone magari con un po' di difficoltà? Perché io mi ricordo che all'elementare c'era questa bambina con gravi problemi che si chiamava Barbarella e io ero assolutamente la sua schiava, cioè, perché mi piaceva rendermi utile, no? E lei si era resa conto di questa mia, tra virgolette, necessità e quindi a volte chiaramente non poteva controllare le proprie reazioni, quindi passava dall'amore folle allo stare attenti perché magari. E mi ricordo questo insegnante di sostegno che all'epoca avrà avuto 15 anni meno di me, no? Quando sei piccola ti sembrano tutti estremamente vecchi e poi ti ritrovi vecchia tu dici, ma no, non ero poi così anziana. Con una pazienza infinita e che effettivamente anche lei subiva un po' questi cambiamenti di umore, no? Allora mi chiedo, anche tu hai avuto magari in classe una bambina che necessitava un po' più di attenzioni e tu eri più propensa, oppure com'è andata? Allora, diciamo che sì, forse ho sempre avuto un po' come caratteristica quella dell'ascoltare gli altri, no? E poi penso che in quello che scegliamo di fare da grandi, diciamo così, probabilmente ci sono un po' dei richiami alla nostra storia di vita, alle nostre esperienze, quindi credo che in qualche modo vada un po' a pescare lì anche il lavoro che mi sono scelta. E vedo dietro di te dei simpatici animaletti. Tu adesso sei a casa, non sei in studio, vero? Io sono a casa, sì, sono a casa, questi sono alcuni li ho portati in trasferta, diciamo qua, perché sono alcuni dei pupazzi, dei libri che a volte, insomma, mi capita di utilizzare con le famiglie, con i bambini. E quindi, visto che questa sera ci rivolgiamo soprattutto ai bambini, allora ho voluto colorare anche un po' la mia casa, che di solito Mi non è sembra. proprio piena di peluche, ecco, diciamo. Ho un peluscione Ma qua che è il mio cane, ma vale come pelucine. ecco, è immobile. È qua sotto immobile, sì, non so Fantastico, se riesco a fantastico. farvelo vedere perché è un po'. Vediamo il sedere, in effetti. Vediamo il sederone. Bianco, vediamo il sederone. Direi che è bello tranquillo, la tua voce lo Direi che rilassa. se la dorme e non vuole partecipare.
lo rilassa la tua voce, quindi questo per noi è importante perché è proprio di questo che andiamo a parlare questa sera, no? Allora, visto che abbiamo sempre l'orario che va tenuto sempre con d'occhio, allora io direi che possiamo tranquillamente entrare un pochino più nel vivo della tua attività, no? Tu mi hai raccontato che appunto hai iniziato con gli adulti a trattare il training autogeno che molti di noi, anzi quasi tutti sicuramente come frase hanno sentito, no? Il training autogeno è un qualche cosa che quasi quotidianamente a volte diciamo anche noi stessi, no? Ma in pochi sanno effettivamente che cosa voglia dire, a meno che non abbiano la volontà di entrarci un po' meglio, di entrarci dentro. Ed è proprio l'obiettivo di questa sera, perché tu sei partita dagli adulti e a un certo punto diciamo che hai fatto questo corso di specializzazione che riguarda anche i bambini. Ed è qui che entro in gioco io, no? La nostra collaborazione nasce dal fatto che io leggo favole per i bambini ed esistono favole proprio per entrare un po' di più in questo mondo. E allora vorrei che tu ci spiegassi che cos'è il training autogeno in generale, ma soprattutto per quanto riguarda i bambini, perché ad esempio vedo Margot ha una bellissima bambina che si chiama Giorgia, quindi non so. Anzi, mi farebbe molto piacere se le persone che partecipano questa sera ci dessero anche un po' di informazioni rispetto al fatto se hanno bimbi, se non ce l'hanno, se sono agitati, se sono tranquilli, perché poi giocheremo insieme. E quindi è importante che ci diate il vostro, insomma, se potete darci un contributo in questo senso. Allora, che cos'è il training autogeno? A te. Allora, dunque, intanto mi è venuto in mente, adesso poi vi racconto che cos'è, ma quello che mi ha fatto venire in mente di così informarmi, provare a capire se questa tecnica che mi piaceva tanto utilizzare con gli adulti potesse essere anche adatta con i bambini, è stato il vedere che durante il lockdown, diciamo, all'inizio dell'anno scorso, quando ho fatto alcune dirette, un po' così per dare il mio minimo contributo, un po' a intrattenere le persone in questo momento un po' particolare, sorprendentemente ho visto che seguivano anche tanti bambini queste dirette, magari perché erano a casa, non c'era la scuola, tra cui la mia nipotina Gaia, che saluto intanto, se si è riuscita a collegare, e che mi faceva morire dal ridere perché poi chiedeva alla mamma, dopo che erano finite le dirette nei giorni successivi, diceva: "Ma possiamo fare la ginnastica della zia Marta?" E quindi, nonostante sia una pulcina proprio piccolissima, aveva in qualche modo anche lei colto qualcosa da questa attività, no? Bello. Sì. Fortissima, ma è speciale. E il training autogeno che cos'è? È un allenamento al rilassamento. Di solito noi siamo abituati ad allenarci, no? A fare delle cose di attività, no? Che ci danno in qualche modo energia. Questo invece è un allenamento al rilassamento, che forse se ci pensiamo un attimo, se ce lo domandiamo anche nella nostra quotidianità, è una cosa a cui purtroppo non pensiamo spesso, no? È difficile prendersi un momento per fermarsi, ascoltare il proprio corpo, ascoltare le proprie emozioni, cercare di capire un po', come si suol dire, da che parte siamo girati, no? E soffermarci un attimo, veramente siamo sempre troppo presi dal fare. E è una tecnica che ci aiuta invece questa a stare, che è una cosa fondamentale, poi, no? Anche per poter prendere le decisioni e le direzioni giuste nella nostra vita. Questi esercizi sono degli esercizi di concentrazione, non si fanno movimenti, non si suda, non si fanno delle attività di questo tipo, ma guidati dalla voce del conduttore, quindi in questo caso dalla mia voce, si va a portare l'attenzione e la concentrazione su varie parti del proprio corpo, riuscendo attraverso un'attenzione appunto guidata, quindi attraverso degli esercizi che vengono fatti nel modo specifico e appropriato, seguendo proprio questa tecnica ideata da Schulz, da un medico tedesco, si vanno a generare degli effetti sul corpo
sulla muscolatura, ad esempio sulla muscolatura volontaria, sui vasi sanguigni, sul cuore e sulla respirazione, sugli organi addominali, sui vasi intracranici, quindi riducendo la pressione, sanguigna. Quindi si vanno proprio a generare degli effetti fisici, per questo che vi dico, no? È bello vedere come la mente e il corpo poi alla fine, lavorano insieme. Questo con l'obiettivo di riequilibrare il nostro organismo, di far scendere un po' quella eccessiva attivazione che spesso ci accompagna e che poi è fonte del nostro ormai noto e famosissimo stress. Stress. Ecco, e quindi di ridurre tutti gli effetti negativi dello stress, dagli effetti psicologici, l'ansia, le manifestazioni psicosomatiche, quindi mal di testa, cefalee, tensioni muscolari, no? Quando ci blocchiamo, che diciamo: ma come mai? Non ho fatto niente. Proprio niente, magari no. Ecco. Quindi questo è l'obiettivo del training autogeno, ritrovare, recuperare energia e ritrovare un corretto equilibrio. Io mi immagino, non ho figli, lo sai, io mi immagino nella situazione di un bambino al quale viene proposto il training autogeno, no? E dico, se è un bambino esagitato, se è un bambino nervoso, perché c'è da dire che spesso sono i bambini a volerlo, per carità, però a volte i genitori insistono un po', è l'inglese, è il calcio, è il canto, è la recitazione. E questi bambini, un po' perché lo vogliono fare, un po' per non deludere le aspettative, un po' per non essere lo sfigato della classe che magari non lo fa, magari si sottopongono a un stress esagerato, no? E quindi diventano davvero intrattabili e i genitori magari no, non lo capiscono immediatamente, no? Purtroppo ritengo, sempre, parlo sempre un po' da ignorante, ma in effetti neanche troppo perché vedo ciò che mi circonda, non ho figli miei, ma sono circondata da amiche e da conoscenti con bambini. E mi accorgo spesso che c'è da parte dei genitori una sorta di terrore ad ammettere di esagerare un po' con le attività o di ammettere che il proprio figlio sia nervoso, sia strafottente, a volte delle reazioni a scuola eccessive, no? E d'altra parte ci sia come se ammetterlo fosse un modo per dire mio figlio è malato, no? Purtroppo succede e la psicanalisi, la terapia, sia per i grandi che per i bambini, secondo me invece è un grande atto di coraggio. E quindi mi piacerebbe che i genitori diventassero coscienti, quelli che non lo sono, quelli che lo sono, non stiamo a parlare, ma i genitori che non sono coscienti di questo, si facessero un po' di analisi, no? Da dire, ma forse mio figlio è agitato per questo e quest'altro motivo. E allora io mi immagino, come ho detto 5 minuti fa, che la partenza era lì, a un bambino che partecipa a una sessione di training autogeno. Che cosa deve fare questo bambino? E soprattutto può farlo insieme al genitore o deve essere il genitore a lasciare il bambino? Entriamo un po' più Allora, nel mondo del training autogeno di questa sera, che è soprattutto del bambino. assolutamente. E infatti, appunto, quando mi sono domandata se questa attività potesse essere adatta anche ai bambini, chiaramente gli esercizi per come sono pensati sono difficili da seguire, soprattutto per i più piccoli, no? E quindi mi sono un po' informata, ho fatto un corso e ho trovato dei libri. Dove proprio, e che uno lo presenteremo questa sera, lo presenterai anzi tu, e dove ho trovato proprio che questa tecnica poteva essere passata anche ai bambini attraverso una cosa bellissima che piace a tutti ed è piaciuta a tutti quando siamo stati bimbi, che sono le fiabe. Quindi questi esercizi del training autogeno degli adulti vengono in qualche modo ripresi, ma in un linguaggio e con una modalità accessibile ai bambini, cioè utilizzando delle favole, delle fiabe, che però anche lì riescono a portare il bambino a entrare in contatto col suo corpo, a portare l'attenzione e la concentrazione sul proprio corpo, a raggiungere uno stato di rilassamento anche lui. E addirittura poi ad affrontare magari delle
situazioni specifiche un pochettino più difficili, no? Come può essere la difficoltà ad Certo. addormentarsi o alcune paure che sono un po' tipiche dei bimbi a volte, no? Capita. Perché le fiabe? Le fiabe, come dire, vanno a parlare, vanno a mettersi in contatto con la nostra pancia, no? Con quello che noi psicologi chiamiamo la pancia, che è il nostro mondo emotivo, il nostro mondo più istintivo, no? Più naturale, più automatico. Certo. Quindi i bimbi chiaramente, a seconda della loro età, però non utilizzano così tanto il canale del ragionamento, no? Il canale della testa, come facciamo noi che siamo sempre lì a pensare, a fare dei grandi discorsi, no? I bimbi vanno d'istinto e quindi anche l'utilizzare le fiabe con queste immagini che ci sono dentro le fiabe va in qualche modo a toccare e a far emergere anche la parte emotiva dei bambini e aiutandoli anche a, come dire, a gestire, a riconoscere, a sentire, a percepire questa parte emotiva. In questo senso è un'attività che può essere molto bello, è un momento insieme molto bello da condividere con i propri genitori. Quindi leggere insieme delle fiabe o partecipare a un'attività, adesso beh, non si potrà fare di gruppo se non magari online, però partecipare a un'attività in cui viene in qualche modo anche insegnato ai genitori a leggere le fiabe in un modo diverso e soprattutto sono delle fiabe di un certo tipo, no? Sono delle fiabe proprio che hanno un obiettivo un pochettino diverso dalle solite fiabe che chiaramente tutti i genitori già sanno leggere perfettamente ai loro bimbi, però in questo caso l'obiettivo è un po', va un po' oltre, no? Un pochettino diverso. Io direi E se sei d'accordo, se vuoi finire il ragionamento, se no vai, partivo con una assolutamente. fiaba. Ecco, esatto, famola. Allora, intanto, vabbè, il libro di fiabe si intitola Le fiabe che rilassano, il training autogeno per favorire la tranquillità e il benessere dei bambini di Gisele Berlain. Mi avevano anche detto come si pronunciava, ma l'ho dimenticato nel frattempo. Gisela, forse era Gisela Eberlein. Della piccoli grandi manuali, questo è, e qui all'interno ci sono diverse fiabe dove c'è una specie di pre, prima di entrare nella fiaba, andiamo ad avvicinarci e poi andiamo a leggere la fiaba. Io consiglio, a parte che ci sarà scritto anche qui, ma consiglio ai bambini e ai loro genitori, visto che abbiamo l'opportunità di sperimentare questo nuovo modo di far rilassare, di mettersi in una posizione comoda, che può essere sdraiati, può essere seduti, come vi sentite meglio, e di provare a magari chiudere gli occhi, a provare a rilassarmi un po'. Se vediamo gli occhietti che ho qui, chiudersi vuol dire che siamo riusciti nell'intento, forse vi abbiamo fatto rilassare un po' troppo. Ora, la tecnica di lettura di queste fiabe senz'altro richiede una lentezza maggiore. Io questa sera le leggerò senz'altro più lentamente, ma non con probabilmente la lentezza che richiede la fiaba stessa. Vi voglio soltanto far entrare un po' in questo mondo, ma anche un po' a modo mio, no? Per evitare di andare a tentare un approccio che professionalmente non mi appartiene. Quindi io non ho studiato come leggere queste fiabe, per cui ve le leggerò come sono abituata a fare, magari con un pochino più di lentezza, ma probabilmente chi si occupa di questo mestiere le leggerà diversamente da me. Quindi questa è la premessa necessaria. A bordo dell'automobile magica. Il viaggio. Durante il lungo viaggio con l'aereo magico avrete notato che fate tante esperienze. E tutto questo mentre state sdraiati pacificamente, magari sul pavimento, oppure sul vostro letto. Siete distesi sul dorso, con le braccia lungo i fianchi, gli occhi chiusi. Respirate tranquillamente, siete assolutamente calmi. Mormorate piano piano. Om.
e tutto è completo silenzio. Ora, immaginate di fare un viaggio in automobile. Siete in autostrada e papà guida tranquillamente con gesti sicuri, ma improvvisamente stop. Tutti fermi. Bisogna aspettare. C'è un cantiere. Vi annoiate, siete stanchi. Chiudete gli occhi in silenzio e ancora cantate piano con me. Om. Che accade qualcosa di meraviglioso. La macchina comincia a sollevarsi, si libra nell'aria sempre più in alto. Vedete sotto di voi tutte le altre automobili ferme. La vostra vola pacificamente nell'aria, senza il minimo rumore. È l'automobile magica, la Babedito, la radura di Petra. A Petra, per esempio, viene in mente la grande radura, il prato delle sue vacanze dove si potevano raccogliere bellissimi fiori e il bosco dove c'erano more e lamponi. Non fa in tempo a pensarci che subito la macchina vola su un sentiero nel bosco, tocca terra e Petra si accorge che è il suo sentiero. Rivede anche il pony che aveva cavalcato venirle incontro. Vorrebbe trattenerlo, ma lui scappa via come il vento. Ora Petra è sdraiata sul prato e sogna. Nel cielo le nuvole corrono veloci, le api intorno ronzano e lei può comprendere la lingua degli insetti. Un grosso calabrone la saluta con voce vibrante e amichevole. Buongiorno, Petra. La cavalletta osserva curiosa la montagna della sua scarpa e incomincia a scalarla saltellando. La farfalla gialla canta un'aria sulla musica del vento e le campanelle fanno il coro. Petra si meraviglia di non aver compreso tutto questo quando era stata in vacanza in quei posti ed è felice di essere ritornata in questo mondo. Si sente molto stanca però e si addormenta. Il lago di Tonino. A Tonino, per esempio, piace volare con l'automobile magica. Trova una strada che costeggia un lago e gli viene voglia di fare tutto il giro. La sua macchina fischia già nelle curve, veloce come il vento. A un certo punto, però, pensa che sarebbe bello avere una barca invece di un'automobile. Mi piacerebbe poter andare nell'acqua e anche immergersi. Non fa in tempo a esprimere questo desiderio che si trova subito in mezzo al lago, vede i pesci nell'acqua e sul fondo scorge i resti di un antico castello. Mi piacerebbe andarci. Ecco allora che la barca si trasforma in un piccolo sommergibile con cui ci si può immergere nella profondità del lago. Scivola lungo le alte mura e si posa delicatamente sulla sabbia. Nella semioscurità l'acqua sembra verdastra e calma. Tonino è completamente calmo e sommergibile, si sente tranquillo, sciolto e rilassato. Bella. Ecco, mi veniva in mente, no? Pensate alla differenza, no? Tra proporre a un bambino, dai, adesso andiamo a fare un esercizio, già esercizio suona come scuola, no? Andiamo a fare un esercizio di rilassamento, oppure iniziare a leggergli una fiaba. Che attraverso questa metafora del viaggio, no? Della macchina che poi si trasforma in sommergibile, eccetera, Certo. lo guida nel rilassamento, no? Lo accompagna nel rilassamento senza proporre questa attività come se fosse appunto un ennesimo esercizio, un'ennesima cosa da fare, ma accompagnandoli insieme attraverso la fantasia, la creatività che. Come dire, il canale che i bambini utilizzano e seguono anche molto più volentieri, no? Rispetto ai canali più noiosi di noi adulti, diciamocelo. Assolutamente. Ascolta, Francesco Brunetti fa una domanda e io te la leggo.
Dice, chiedo a Marta, in generale, qual è l'elemento comunicativo che arriva di più ai bambini? Il tono di voce, il contenuto, il linguaggio del corpo? A me verrebbe voglia, se dovessi rispondere io, di dire tutto quello che tu hai detto. A te la risposta. Sì, assolutamente colgono tutti questi aspetti. A seconda dell'età, sicuramente ci sono dei canali che sono preferenziali. Pensiamo al neonato, sicuramente per il neonato il contatto con il corpo, il calore del corpo, quindi anche tutti gli aspetti non verbali, no? Del tono della voce, di chi si rivolge a lui, oppure della gestualità, della mimica, no? Dell'energia in qualche modo che il corpo trasmette, sono il canale preferenziale. Di sicuro anche Certo. se gli parliamo non capirà i concetti, quindi non capirà il contenuto, ma capirà molto dal tono della nostra voce. Questo i bambini lo assorbono già da piccolissimi, no? Addirittura hanno delle percezioni e riescono a, come dire, hanno fatto degli studi addirittura sui bimbi ancora nella pancia. Crescendo poi sicuramente il canale emotivo, come dicevamo, è quello che arriva più facilmente ai bimbi, no? Più che tanti concetti. Quindi di nuovo la parte non verbale e la parte emotiva Certo. sono quelle che sono più facilmente percepibili ed è proprio per questo che utilizzare le immagini, utilizzare la fantasia con queste fiabe è molto più efficace che appunto proporre magari un esercizio in maniera classica che se lo guardiamo quello per gli adulti è molto più di ragionamento, appunto, molto più cerebrale. Ai bambini non sarebbe assolutamente di facile accesso. Poi chiaramente Certo. crescendo anche loro come dire, con l'età potenziano anche le loro capacità cognitive, quindi man mano crescendo anche il canale vero e proprio verbale, quindi del ragionamento, dei contenuti, delle informazioni, inizia ad essere molto importante anche per loro. C'è un'altra domanda da parte di Sara Ferranti che dice: qual è invece il momento della giornata più giusto? Bella questa domanda. Qual è il momento della giornata più giusto per raccontare una favola? La sera non sono magari troppo stanchi per seguire? Allora, sì, è una domanda giusta, dipende un po' da quello che vuole essere il nostro obiettivo. Alcune di queste fiabe sono fatte apposta per accompagnare in qualche modo i bimbi anche all'addormentamento, quindi per riuscire ad aiutarli un po' a rilassarsi e a lasciarsi andare all'addormentamento, che a volte può essere così un po' difficoltoso in alcune fasi della vita dei bambini. Se il nostro obiettivo invece è di un altro tipo, quindi magari favorire appunto questo contatto anche con i genitori, dare la possibilità di creare insieme un'attività in cui bambino e genitore si rilassano insieme, entrano in contatto con le loro sensazioni e quindi di conseguenza anche aumentano un po' la loro capacità di ascoltare, di percepire le loro emozioni, no? Quindi si vuole Certo. fare in qualche modo un lavoro che possa anche rimanere, possa essere portato avanti, possa essere approfondito, no? Con più attività, allora forse è meglio un momento della giornata in cui comunque i bimbi non sono proprio cotti dal sonno, ecco, quello sì. Beh, c'è da dire però che questa cosa, a me piace molto, perché, può avvicinare il genitore, papà o mamma che sia, alla fiaba per il suo bambino, no? Noi ad oggi, io mi sono resa conto durante il lockdown che leggevo tutti i giorni fiabe per i bambini, e al di là del fatto che mi seguivano quasi a volte più i genitori dei bambini, però, perché comunque le fiabe piacciono a tutti, c'è poco da fare. Però potrebbe essere questo uno strumento, cioè la fiaba di per se stessa, se c'è, è meravigliosa. Ma la fiaba con un obiettivo, non voglio dire terapeutico per forza, ma con un obiettivo legato a io questa sera leggo, è un po' come una mamma quando aiuta il proprio bambino in sovrappeso, no? A fargli fare la dieta, no? Quindi la mamma è concentrata
il fatto che questo bambino dovrà per un periodo di tempo nutrirsi in un modo diverso dal normale, se no non sarebbe sovrappeso, e quindi di fatto la mamma acquisisce un po', all'inizio può sentirsi un po' obbligata, no? Poi però nasce questa voglia di preparargli le cose che magari sono non proprio zuccherosissime, però cerca di condirle in modo che il bambino possa apprezzarle. No? Li leva per ovvie ragioni l'estate e magari cerca un infuso simile. Quindi diciamo che potrebbe essere divertente sia per la mamma che per il papà inventarsi un nuovo modo di cucinare per far sì che il bambino segua la dieta. No? E la stessa cosa mi viene in mente su questo argomento. Il fatto che il proprio bambino sia particolarmente nervoso, sapere che attraverso strumenti semplici si possa in un certo qual modo, no? Tranquillizzarlo, va da sé che la mezz'ora magari alla sera dedicata alla televisione diventa invece un modo per stare con il proprio bambino. Quindi si parte da una sorta di pre-patologia, perché non stiamo parlando di una patologia, ma di un qualche cosa che potrebbe portare invece a un'ancora maggiore complicità. Tra genitori e figli. Cosa ne pensi, Marta? Sì, allora guarda, già in maniera naturale, no, nella crescita di un bambino, quindi fa parte proprio del suo sviluppo, di quello che avviene nel suo sviluppo, la relazione con le figure di riferimento, quindi con i genitori tendenzialmente, fa in qualche modo da media, no, fa da mediatore. Durante la crescita del bambino, della sua capacità di riconoscere le proprie emozioni, no? Quindi è attraverso l'interazione e la relazione con i propri genitori che il bambino impara a conoscere e ad ascoltare e a sentire le proprie emozioni. Non è capace a farlo da solo e non lo fa in autonomia, lo impara proprio all'interno di questa relazione di fiducia in cui si rispecchia nell'adulto che gli restituisce un po' il significato, se vogliamo, no? Di quello che sta provando, no? Il bimbo che piange viene accolto in un certo modo dalla mamma o dal papà con un certo tipo di risposta, no? Gli viene, oh, gioia, sei triste, no? Gli viene restituito proprio il significato. E oltre al significato, gli viene accompagnato alla possibilità di gestire questa emozione. Inizialmente sono i genitori che gestiscono le emozioni dei loro bimbi quando sono molto piccoli. Certo. Attraverso questa relazione, però, il bambino impara man mano, crescendo, vedendo come fanno i genitori a gestirle su di lui, impara a gestirle in autonomia. Con le fiabe possono essere uno strumento proprio per fare questa cosa che già tutti quanti fanno naturalmente con i propri figli. Certo, Questo può certo. essere un'occasione in più, in qualche modo, no? Uno strumento in più per entrare in contatto con le emozioni del proprio bambino e per aiutare il proprio bambino ad entrare in contatto con le proprie Certo, emozioni e certo. sensazioni, no? Sicuramente, sicuramente. Daniela Soncina ci racconta, beh, poi come al solito, per fortuna, esistono mamme che dedicano tanto tempo ai loro bambini, la maggioranza, per carità, certo che il lavoro, dovendo lavorare spesso entrambi i genitori, il tempo è inferiore, ma a volte la qualità vince sulla quantità, no, Marta? Per esempio, Daniela ci dice che per esempio, personalmente con i miei figli le fiabe erano il nostro momento serale per condurli alla nanna, fiabe che inventavamo insieme. Questo resta sacrosanto, questo tipo di fiaba è Assolutamente. nata proprio per un discorso diverso, ecco, ma va da sé che la lettura della fiaba ai bambini alla sera è un momento bellissimo. Poi scrive, spesso il cibo glielo lasciavo manipolare o preparavamo insieme, ad esempio i biscotti. Manipolare, relazionarsi giocando, lasciarli sporcare e dargli soddisfazione mi sembrava giusto che fosse una delle attività da far fare a loro, sacrosanto. Poi Alessandra Scagliola scrive, e se la relazione con i genitori è mancata o è stata molto carente, come si impara a riconoscere le emozioni? Questa è una bellissima domanda. Questa è una bellissima domanda perché chiaramente, come dire,
non tutte le relazioni sono poi così, no? Il genitore fa quello che può fare, fa quello che è nelle Sì. sue possibilità di fare, no? E quindi a volte ci troviamo effettivamente con degli adulti che sono stati bimbi poco accolti, poco visti, poco ascoltati. Non solo ascoltati dal punto di vista delle domande, delle richieste, ma proprio ascoltati dal punto di vista emotivo. E effettivamente questo, come dire, in alcuni casi può diventare un problema. In alcuni casi le persone che da grandi poi chiedono aiuto anche arrivano in terapia o comunque sentono di dover in qualche modo affrontare o risolvere qualche problema, poi viene fuori che sono stati dei bimbi, no? In qualche Certo. modo non del tutto felici, non del tutto accolti. E in quel caso, poi attraverso la terapia ci si prende un po' cura anche di quello che è stato quel bambino, cioè si cerca proprio un po' di arrivare a quei bisogni che non sono stati colmati. Certo. Mi ricordo quando ci siamo viste noi che si è parlato anche di lavoro rispetto. Lavoro tuo che è stato fatto rispetto a mamme in gravidanza, no? Quindi il training autogeno può essere assolutamente un modo per far sì che una mamma in gravidanza riacquisisca un attimino di serenità anche rispetto, non lo so, a me, io lo dico sempre 2, 3 volte, 4 volte che non ho figli, anche per preservarmi da eventuali critiche, tu non hai figli, cosa parli a fare, ma sto sempre molto attenta a non dare giudizi, ma so per certo che molte mamme, soprattutto vicino al momento del parto, hanno il terrore banalmente del parto stesso, no? E quindi vengono colte da stress importante. E mi ricordo che tu mi avevi raccontato che spesso le immagini la fanno da padrone, no? Nel rispetto del training autogeno, cioè dare delle immagini, ad esempio, ricordo che mi avevi parlato di immagini legate al luogo sicuro, no? È un qualche cosa che fa sì che la mamma si riesca a rilassare, no? E allora ti dicevo, rispetto invece ai bambini, prima di tutto ti chiedo che cosa intendi per immagine legata al luogo sicuro, e poi se tu potessi darmi un'immagine legata invece al bambino, cioè quale immagine potresti dare a un bambino che si avvicina a questo training autogeno durante una delle sedute, chiaramente. Allora, sì, con le mamme in gravidanza si è fatto un lavoro sia attraverso gli esercizi veri e propri del training autogeno, perché appunto aiutano comunque a rilassare il corpo, aiutano ad avere degli effetti proprio anche a livello fisico sul corpo che sono molto utili poi da poter in qualche modo sfruttare e riproporre nel momento del travaglio, del parto, o comunque nell'attesa o nei momenti in cui anche nei giorni, nei periodi precedenti si hanno delle contrazioni che magari danno anche un po' fastidio, no? Quindi attraverso la possibilità, quindi ecco qua Garu che vi saluta. Eccolo, arrivato. Ecco, è arrivato. Attraverso la possibilità di quindi rilassarsi, no? Certo. Si utilizza a volte anche una tecnica un po' diversa, cioè un'altra tecnica che si chiama visualizzazione guidata, no? Sono delle tecniche che ritroviamo anche nella meditazione, ad esempio, nella Sì. mindfulness. E una di queste visualizzazioni è quella chiamata del luogo sicuro. Cioè si accompagna la persona ad immaginare un posto, sia conosciuto oppure di fantasia, in cui questa si sente perfettamente a suo agio, perfettamente tranquilla, senza nessun tipo di problema, dove può svuotare la mente, dove si può staccare da quelli che sono magari i problemi reali di quel momento e si può concedere di chiudersi per un periodo in questo luogo sicuro e lasciarsi andare, lasciare andare le preoccupazioni, lasciare andare
le difficoltà del momento e trovare uno stato di benessere, di quiete, di calma, immaginando, visualizzando questo luogo. La visualizzazione passa attraverso tutti i canali sensoriali, quindi si visualizza i colori, si visualizza la parte proprio così delle luci, dei colori, la parte visiva, ecco, scusate la ripetizione, si immaginano i suoni, si immaginano le sensazioni tattili, quindi ad esempio posso immaginare di camminare in un prato verde, con l'erba, no, verde chiaro della primavera, immaginare la sensazione dei miei piedi a contatto con l'erba fresca, con la terra. Posso immaginare di muovermi all'interno di questo luogo sicuro, di sentire i suoni che sono presenti in questo luogo, di percepire gli odori che sono presenti in questo luogo, che mi immagino, no? E sono delle sensazioni che, come dire, facendo poi l'esercizio in maniera più approfondita, chiaramente adesso questa è un po', è un'idea, Certo. però si riescono in qualche modo proprio a catturare, si riesce ad arrivare a percepire tutte queste caratteristiche. Adesso non so se prima hai nominato alcune persone che conosco e che so che hanno provato questa cosa con me, quindi se hanno voglia di condividerla, anche Sì, sentendo anche loro che perché cosa hanno fatto, è interessante. Devo dire che è interessante, e infatti sono già le 7:15 e siamo super in volo, no? Come si suol dire. Però questa immagine, devo dire la verità, che mi ha colpito, perché senza aver mai fatto questo tipo di attività, che mi sa che farò, ma senza averla mai fatta, quando io sono parecchio tesa, ho proprio un'immagine che è sempre la stessa, e addirittura è talmente per me vincente, che avevo pensato di fare un quadro, di farmi fare un quadro, no? E l'immagine è questa: un albero gigantesco, addirittura ho la canzoncina, c'è un grande prato verde dove nasco, e io me la canto e mi dondolo, sembro pazza. Fatto sta che dura poco, per fortuna. Ho questa immagine di questo albero grandissimo con una bicicletta, di quelle Graziella, te le ricordi, appoggiata a questo albero, e un prato, come lo definivi tu, enorme, con tante margherite. E io ar non arrivo mai con la bicicletta, l'immagine è già così. Io arrivo che mi ritrovo questa immagine davanti ed effettivamente mi lancio nel verde, o cammino, o corro a seconda dei momenti. E questa immagine con la canzoncina, devo dire che mi infonde una serenità incredibile, che mi fa venire voglia di ritrovarla, no? Ogni volta che ho un senso di ansia. E ci sono anche già degli altri commenti. Adesso Daniela scrive: spesso, ah no, aspetta, questo ve l'ho già letto, ce n'era uno che riguardava, ecco, tanti leggono un libro, a parte che è bellissima mamma con questo piccino, bellissima questa Sì, è bellissimo. fotografia, bellissima, complimenti Sara a te e alla tua piccolina, direi, anche se vedo piccolo, spero che sia una femmina. Tanti leggono un libro anche nel momento di accompagnare il bimbo sul basino. Dottoressa, cosa ne pensa? Lo scopo immagino sia sempre il rilassamento. È un momento che sto affrontando proprio ora con mia figlia. Ecco. È una bella domanda anche questa, no? Nel senso che può essere un'ottima strategia. I libri o le fiabe o le storie che ci inventiamo, no? Tu prima dicevi appunto che alcune persone stavano scrivendo la storia, la inventiamo noi insieme ai Sì. bambini, no? Che è una cosa fantastica, proprio bella, perché è un creare un qualcosa insieme. E possono essere uno strumento che accompagna il bimbo o tutta la famiglia, no? In determinate fasi, in determinati momenti, anche un po' di difficoltà che si devono affrontare, no? Certo. Penso ad esempio anche al tornare a scuola o a iniziare la scuola o durante questo periodo quando è stato difficile per alcuni bambini tornare a relazionarsi con i propri compagni, Assolutamente. con le proprie insegnanti, no? È uno strumento che attraverso appunto l'uso della fantasia, l'uso delle immagini, l'uso
condurre il bambino in una realtà che è più semplice a volte della realtà vera che la persona vive tutti i giorni, riesce però in qualche modo a smorzare anche un po' le tensioni che percepisce Certo, nella vita reale, no? Riesce a certo, trovare una certo. sorta di strada, di percorso alternativo che comunque poi lo riporta sempre ad affrontare con più serenità la realtà di tutti i giorni. Sicuramente. C'è Quindi sì, Francesco decisamente. Brunetti che è uno scrittore e quindi inevitabilmente scrive. È vero, lui dice, la sera forse sono più stanchi o mal disposti i genitori dei figli per come è organizzata la vita moderna, no? Quindi è vero che spesso magari succede il contrario. Forse stimolare gli adulti a scrivere racconti, addirittura lui vorrebbe che scrivessero racconti e sarebbe, Francesco te lo dico già, sarebbe meraviglioso e probabilmente li scriverebbero molto corti, ma chissà, invece magari lui scrive, forse stimolare gli adulti a scrivere racconti, se non proprio favole o fiabe, può aiutare a rompere il ghiaccio delle loro difficoltà relazionali. Cosa ne pensa Marta? È una cosa bellissima, è una cosa che assolutamente sarebbe fantastica, no? Perché comunque le fiabe veicolano anche dei significati che quindi se sono Caspita. costruiti all'interno della famiglia, sono costruiti insieme con i propri bambini, diventa proprio un mondo che si crea in comune, che quindi aiuta poi anche a passare a determinate difficoltà relazionali, a superarle, no? Leggevo prima, mentre tu leggevi la fiaba, ho letto un commento che mi ha fatto sorridere in effetti, ora non mi ricordo chi l'abbia scritto, non mi ricordo il nome, Andiamo a però che cercare quando diceva me lo le dici. fiabe dei nostri tempi, no? Di quando eravamo bambini, noi le tipiche fiabe nordiche, Ah, no? è Quelle Francesco dove... Brunetti che l'ha Ah, scritto, sempre, ok. sì. Che effettivamente passavano dei significati a volte atroci, cioè... Veramente c'era un altro tipo di pedagogia, no? Forse a quel tempo. E da una parte probabilmente l'idea era proprio un po' quella di far passare anche dei messaggi difficili attraverso un linguaggio accessibile, un linguaggio che fosse comprensibile ai bambini, no? Quindi relativo magari anche a quelle che potevano essere le paure, i pericoli dell'epoca. Chiaro però che effettivamente diciamo che così erano un po' forti, no? Ma Alcune. sì, allora diciamo che adesso questo è un po' il mio campo, no? Cioè io ho letto i Fratelli Grimm, ho letto che sono stati poi edulcorati dalla Walt Disney, no? E quindi adesso io vorrei avere la memoria immediata di ricordare la strega di Biancaneve. Subisce delle torture pazzesche, cioè viene invitata al matrimonio e poi le viene detto di camminare come si chiamano, sulle pietre ardenti e muore così, cioè perché questa deve per forza andare su queste pietre ardenti e muore in questo modo, no? Quando invece sappiamo poi come sia stata trasformata, così via, tantissime favole, Cenerentola per esempio, le sorellastre. Si tagliavano il calcagno piuttosto che l'alluce per entrare nella scarpetta di vetro, questa era la vera fiaba. E di fatto il principe, che come tutti i principi un po' sciachelo, non se ne accorgeva immediatamente, se non che il sangue colava da questa scarpa di cristallo e quindi si sono accorti alla fine che qualcosa non andava. Quindi, se da un lato erano più crude, dall'altro volevano proprio rispecchiare la realtà. E quindi volevano che i bambini affrontassero il futuro con consapevolezza. Il fatto di aver edulcorato poi così tanto le fiabe ha portato poi al principe azzurro che tutte sogniamo, agogniamo, che come dice Barbara Fiori nel suo libro c'era una svolta che vi consiglio perché è divertentissimo, e racconta proprio parte proprio con i principi che sono degli inetti, cioè noi sogniamo il principe azzurro è il più scemo degli esseri umani e fa peccato che se avessi immaginato mi sarei attrezzata. Vi avrei letto il pezzo perché davvero è fantastico. Come si arriva a sognare un qualcuno che di fatto è un completo inetto. Quindi io
avendo avuto modo di leggere tanti Fratelli Grimm, devo dire che ero un po' rivalutati, ma quando su YouTube ho riportato alcuni, mi ricordo che alcune fiabe, mi ricordo che una mamma nei commenti aveva scritto: non è che puoi leggere le fiabe un po' più allegre? E quindi va da sé che no, ecco. Allora, ascolta, visto che il nostro tempo sta per scadere, che bello questo incontro, credo che lo rivedrò. Addirittura, Ale, grazie, grazie mille, Alessandra Scagliola, perché poi vedi la cosa Grazie. bella è che abbiamo anche scrittrici e scrittori questa sera insieme a noi. E infatti, guarda, mi sento già di aver voglia di dirti che sicuramente dovremo fare un altro incontro tra un po' di tempo, magari scegliamo un argomento, magari ci facciamo consigliare dal pubblico di questa sera, perché no, che scriva dei commenti sull'argomento che gli piacerebbe trattare, tenuto conto che lei è una terapeuta e io sono un'attrice ad alta voce, quindi non chiedeteci robe di chimica e di fisica perché penso che avremo qualche difficoltà, quindi rimaniamo in questo contesto. Abbiamo ancora, qui ci dicono vorrei durasse ore, meraviglioso, vedi? Direi Wow. che abbiamo centrato l'obiettivo. Allora, sono le 19:26. Io direi di fare così, anche per fare giusto rimanere voglia di noi, no? Come un dolce quando lo sbocconcelli perché duri il più possibile. E dal momento che direi che abbiamo esaurito un po' gli argomenti che ci eravamo un po' preparate, io direi che possiamo salutarci e, se fa piacere, leggerei la seconda fiaba che avevo pensato per voi questa sera. Allora, Marta, ti ringrazio tantissimo, è stato davvero interessante, davvero bello. Mi piace pensare che appunto avremo un altro incontro, ragioniamo su che cosa, ma voglio dare due indicazioni prima di salutarci. Intanto, dove ti lavori? Perché se uno poi ha voglia di contattarti, potete contattarla assolutamente via Facebook e su Messenger, direi che è un ottimo strumento per evitare di dare cellulari che poi in queste dirette rischiano poi di finire nelle, ahimè, a volte anche in mani non proprio giuste. Quindi scrivete su Messenger curiosità, domande che avete piacere di affrontare con lei e sapere se ci saranno a breve dei corsi, insomma, chiedete un po' quello che vi pare. Ma raccontiamo dove ricevi e dove sei. Sì, assolutamente. Io ricevo al centro CityMed, che è un centro molto bello dove si fanno tanti tipi di attività e quindi potete anche lì andare un po' a spulciare sulla pagina Facebook, CityMed CityMed è scritto APS, Citi, ovviamente, vero? con la Y, Con sì, la Y, ok. CityMed APS Genova, è in via Roma. E appunto ci sono dei bellissimi spazi anche molto grandi in cui quando si poteva facevamo dei bei corsi di gruppo di training autogeno, adesso alcuni li facciamo online e se no appunto poi ricevo anche privatamente persone che chiedono proprio di fare una psicoterapia. Certo. E quindi CityMed in via Roma, mi raccomando, ricordatelo. E io vi racconto, vi dico invece dove trovare me, io non ricevo. Leggo le fiabe online. No, io ho un canale YouTube che è Lucci con due C, la I normale, trattino basso, legge. Vi trovate il mio canale YouTube dove adesso un po' meno in realtà, ma per ragioni di tempo ho letto moltissime fiabe. Sono partita con il mio orsetto, che adesso non ho qua davanti, eccolo qua. Sono partita con lui e quindi ho cominciato a far leggere soltanto lui, che è il mio orsetto di quando ero bambina, neanche troppo perché me l'hanno regalato quando ho compiuto 18 anni. Quindi ho iniziato da lui e poi il fatto che, insomma, il desiderio di mostrarmi a un certo punto, il mio egocentrismo è venuto fuori, quindi abbiamo iniziato a leggerle insieme, quindi insomma abbiamo fatto lunghi periodi di letture di fiabe che trovate su YouTube. Poi sono qui e poi sono su Instagram come Luci Legge anche su Instagram. Leggo romanzi, leggo tutti i giorni dalla mia auto, leggo stralci di romanzi che mi piacciono e che mi stanno piacendo se li sto ancora leggendo e questa è un po' la mia attività secondaria. Poi chissà che magari una volta non si parli di cibo proprio con la terapeuta e non riusciamo anche ad affrontare il mio primo lavoro che tratta proprio l'alimentazione. Allora, siamo arrivati alle 19:29. Io ti ringrazio tantissimo, ti do un bacio grande. Grazie.
Grazie mille a te per avermi invitata in questo mondo nuovo per me, quindi la lettura è veramente una cosa che mi è sempre piaciuta leggere, per cui è stato veramente bello essere qua. Ti ringrazio molto e saluto tutti quanti. Bene, mi raccomando, domande, curiosità, scriveteci se avete voglia di dirci cosa vi piacerebbe che affrontassimo nella prossima puntata, assolutamente. Magari l'orario, capiamo se questo può essere l'orario più corretto, magari dateci degli spunti voi, se preferite magari alle 21, non lo so, diteci quello che volete e io vi saluto perché dopo che ho finito la favola, io chiudo la diretta. Quindi grazie a tutti. Buona serata, buon appetito e a presto. L'albero dei sogni. Una melodia di colori. Fa ronzio del motore a cui si aggiunge una melodia di colori. Il rosso, la voce vibrante del corno, il giallo tintinnante dei carillon, il verde acuto del flauto, l'azzurro sospiro di un violino accompagnato dall'ida, il variopinto suono dell'orchestra. Siete completamente calmi, sciolti e rilassati. Vi sollevate leggeri, formando un cerchio nell'aria sempre più in alto. Sotto di voi vedete una cupola verde. Uccelli iridati circondano l'aeroplano. Al richiamo om di una tromba arriva in volo una pattuglia di aglianti, uno per ciascuno di voi, con i quali potete viaggiare senza fatica nell'aria. Vi dirigete verso la cupola verde che avevate avvistato prima, l'albero dei sogni. Pensieri, desideri, idee. Con la vela del pensiero finalmente raggiungete l'albero dei sogni. Siete circondati da pensieri. Desideri. Monica, tu desideravi delle perle d'ambra. Eccole, ce ne sono parecchie appese a un ramo. Alessio ha sempre sognato di avere un trenino elettrico. Si mette a volare intorno all'albero dei sogni ed ecco che il suo trenino gli viene incontro sferagliando su un ramo. In un angolo fa la nanna l'orsa chiotto per Claudia e Anna, nella chioma dell'albero dei sogni, trova la piccola macchina per cucire per cui aveva da tempo sospirato. Ugo, invece, afferra tra i rami una scatola di colori e inizia subito a disegnare. Stende i colori sul foglio con tutte e cinque le dita e, ah, meraviglia! Ogni colore produce dei cerchi, tanti cerchi sui quali si può andare come su una giostra. Ma c'è dell'altro che non si può vedere. A chi guarda intensamente l'albero dei sogni viene un'idea. L'idea sarà nella mela rossa, nella pera gialla o nella prugna viola. Sull'albero crescono tutte. Io sono l'idea. Dal folto della chioma risuona una voce. Prova a prendermi, sono qua. Angelica stende la mano. Nel momento in cui si trova fra le mani l'idea, che nessuno può vedere, capisce di aver ricevuto una conoscenza nuova. L'idea l'aiuta a comprendere la matematica, improvvisamente ne capisce i concetti. Angelica ha trovato la chiave d'accesso alla matematica. Il suo atteggiamento è positivo. Io risolvo gli esercizi di matematica. Come Angelica, anche voi potete afferrare, memorizzare e poi eseguire. Occorre solamente essere pronti e avere fiducia. Questo è l'augurio dell'albero dei sogni. Buonanotte.